La squadra mobile della Questura dell'Aquila, sezione antidroga, nel corso di un'operazione finalizzata alla repressione della vendita al dettaglio di sostanza stupefacente nel quartiere di Sant'Antonio, ha arrestato due cittadini rumeni, rispettivamente di 40 e 20 anni, da tempo residenti nel capoluogo di regione. Dall'attività investigativa che ha portato all'arresto è emerso che il primo individuo, già arrestato in passato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale per traffico di sostanze stupefacenti, gestiva ora l'attività delittuosa, mentre l'altro, incensurato, svolgeva il ruolo di corriere per conto del complice quarantenne. Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita nel quartiere Sant'Antonio, all'interno dell'abitazione occupata dai due, sono state sequestrate 9 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio. Gli investigatori della squadra mobile, inoltre, hanno anche sorpreso i due cittadini rumeni intenti a frazionare ulteriore sostanza stupefacente di tipo cocaina, posta su un piatto al centro di un tavolo. Le indagini della squadra mobile sono state avviate in seguito ad alcune segnalazioni anonime provenienti da residenti della zona, stanchi del continuo andirivieni presso l'abitazione dei due cittadini dell'Est Europa. D'intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica dell'Aquila, il sostituto procuratore, dottoressa Simona Ciccarelli, i due cittadini rumeni sono stati arrestati.